Sì. Oh, ma che è sta roba? Ma che mi hai messo la musichetta di Natale? Sì, ciao, questa qua non la sentivo più o meno da quando avevo 8 anni. Lascia fa a me, va. I'm coming Bella ragazzi e home. bentornati qui sul mio canale, in particolar modo oggi perché è 7 novembre e voi direte ammazza il calendario lo so leggere pure io. Bene, però oggi è un giorno particolare perché è il mio compleanno. Voi adesso starete pensando, vabbè, quindi che cavolo di sorte sta cosa. Non è un compleanno come tutti gli altri, non so come dirvelo, ma famo che ve lo dico a bassa voce perché qua poi so 18 anni, sono maggiorenne. Oh, ammazza, ma che orecchie c'hanno? Vabbè, sì, in pratica sono maggiorenne, finalmente, o forse no, dipende dai punti di vista, ma sono abbastanza emozionato per questo scoglio, no? Che ogni giovine studente italiano, e non solo, no, che ogni ragazzo più o meno è impaziente di raggiungere, e poi più o meno, insomma, quello che dicono tutti è un po' come le sigarette, no? C'è chi fuma e dice non fumare, però lui continua a farlo, c'è chi aspetta tanto la maggiore età, poi diventa maggiorenne e dice guarda che in realtà... Te lo dico, non è cambiato un cazzo. Let me tell you all the story. E io sono una di quelle persone che comunque prova sempre a fare di testa sua, o quantomeno per avere un giudizio su un determinato fattore, non ascolta quello che dicono gli altri, ma prova a provarlo, insomma, sulla sua pelle. Bene, allora, oggi ho 18 anni e faccio questo video perché non ho un cazzo di meglio da fare. Even through the peer pressure. No, in realtà oggi ho 18 anni e faccio questo video in maniera molto orgogliosa. Orgogliosa di me perché 5 anni fa ho iniziato questo percorso su YouTube, come sapete, ed è un percorso che comunque mi ha tolto tantissime soddisfazioni e sono sicuro che in futuro potremo togliercene altrettante di soddisfazioni. Sono stati 5 anni, come vi ho detto nello speciale che vi lascio qui sopra nelle schede, dai sapori diversi, dalle emozioni diverse, e quindi non ci siamo fatti mancare nulla. Che poi stavo a pensare, non è il quinto anno di YouTube, ma è il quarto anno di YouTube. Sono 5 anni dall'incidente. C'avrei pure 18 anni, ma in matematica resti una capra, eh. Fatto sta che arriviamo al momento chiave di questo video, ovvero il motivo per cui l'ho fatto e l'idea che mi è venuta in mente. Allora, come vi stavo dicendo, io 4 anni fa, praticamente, ho aperto il canale su YouTube e la mia adolescenza, il mio liceo si è sviluppato su questo, quindi sulla mia passione su YouTube. E mi volevo ricollegare alla domanda del titolo del video chiedendomi e chiedendovi: come sarà il mondo tra 10 anni? Cioè, vabbè, non è una domanda di quelle scientifiche e tu dici ammazza che ci ha chiesto il mondo, nel senso io cosa farò e come sarò tra 10 anni e voi anche come sarete? Perché non vi chiedete queste cose? Guarda, è importante nella vita. Perché se poi non vi chiedete un po' queste cose diventate più autistici di quello che siete. Comincio a pensare di essere un po' autistico anch'io. In pratica, cazzeggiando e non, volevo farvi un discorso un po' serio. Nel senso che adesso che sono maggiorenne ed è la quinta volta che lo dico perché devo un attimo autoconvincermi di questa cosa, non l'ho ancora, cioè non me ne sono ancora capacitato di questa cosa, non so se sia un bene o un male effettivamente. Devo cominciare a pensare in futuro cosa vorrò fare. In realtà nel mio caso ho sempre, o meglio, da qualche anno le idee abbastanza chiare. E lo sapete anche voi, il mio sogno è quello di diventare un giornalista sportivo, magari, possibilmente, magari ci casca, telecronista. E quindi Fede come si vedrà tra 10 anni? Francamente è complicato dirlo, però io parlo al Fede del futuro. Facciamo che tra 10 anni riguarderò questo video, sempre che ci arrivo, fatemi dare la grattata, ma io spero di arrivare a 28 anni. Andiamo in ordine e partiamo dal fattore sentimentale. Dal fattore sentimentale non lo so in realtà perché è nel mio cammino, diciamo, fino a 18 anni, anche se poi capirai, 18 anni non è che hai fatto tantissimo della tua vita. Ho avuto delle esperienze, che detto così sembra da sito di incontri, no, comunque ho avuto delle esperienze positive e negative, o comunque positive all'interno della loro negatività, perché poi sono finite e quindi sicuramente non è che siano state tanto positive, ma sicuramente mi sono servite per acquisire una certa consapevolezza, per conoscermi, per conoscere quello che sono, e quindi non so se a 28 anni avrò già una moglie, 10 figli e un nipote. Può essere, però diciamo che magari mi vedo fidanzato. Fidanzato e probabilmente spero sereno, perché non è facile essere sereno al giorno d'oggi, ma spero di poterlo E essere. puoi pensare che domani sarà sempre meglio.
Venendo invece al discorso più operativo, quindi parliamo di YouTube e contorno. Io ho un sogno, che è quello di portare avanti il mio canale, non chiuderlo, anche qualora un giorno riuscissi a diventare telecronista, giornalista sportivo o insegnante di filosofia all'università. E adesso non so come gestire bene le cose, perché probabilmente se diventerò un telecronista sarà difficile portare la carriera a 28 anni, non so, ripeto. Però una cosa che mi piacerebbe tanto portare sono una sorta di daily vlog, o comunque senza daily, dei vlog e basta, degli after movie, delle mie esperienze, dei video che mi piace fare tuttora e che vi porto tuttora, raffigurativi appunto delle mie avventure positive e negative, e in cui comunque ci mettiamo faccia a faccia e parliamo, e penso possa essere comunque una bella opportunità, quella che poi penso che sia tuttora YouTube, ma in futuro in particolare, perché se riuscissi a diventare davvero un telecronista sarebbe un modo più diretto per stare a contatto, mantenendo chiaramente attivi anche gli altri miei social. Vivere! E quindi è dall'inizio del video che dico, se riuscissi a diventare, ipotizziamo che io tra 10 anni, e quindi a 28 anni, famo 30, sarò diventato quantomeno un giornalista a tutti gli effetti. Non lo so, mi fa un po' paura, però è quella paura positiva, quella paura che ti dà voglia di fare, no? E di affrontare le cose anche nelle loro difficoltà. Una forza che ho sempre avuto e che ho sempre cercato di trasmettervi. Però mi vedrei a Milano, probabilmente, perché ovviamente Milano è una città che ti offre molto di più dal punto di vista lavorativo, è una città che ti offre molto di più da questo punto di vista, ovvero giornalista e telecronista, basti citare Sky che si trova lì, e quindi non so, al tempo stesso però lasciare una città bella come Roma, specie con questo tramonto che ho in questo momento, fa veramente un po' effetto. E un po' di paura, quella sì, è una paura vera. E quindi non lo so, ragazzi, non mi sono fatto nessun copione, ho acceso la telecamera e ho parlato, come ho iniziato 4 anni fa, ho continuato adesso, che sono arrestabile a tutti gli effetti. E quindi, detto questo, ditemi voi come vi vedete o come mi vedete tra 10 anni, sulla trentina probabilmente avrò già i capelli bianchi, sarò gobbo e senza una gamba. No, non diciamo queste cose che già ho rischiato. Ma comunque, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se l'idea vi è piaciuta, è un video molto semplice, non so come l'avrò montato, ma sicuramente sarà figo come al solito. Dai, raga, tutti in avanti. Chiaramente lasciate like se così è stato, commentate tutti quanti con hashtag auguri fede e hashtag mota restano, speriamo di no la seconda. Se non le siete già, chiaramente iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo con i prossimi video in settimana, e poi appunto tra 10 anni rivedremo questo video e ci faremo due risate tutti insieme. Un bacione, alla prossima! Bella, raga, che poi avevo fatto così, vabbè, dai, oggi è una giornata particolare. Seguitemi su Instagram. Ciao, raga! Let's go.